Per fare questa pasta al sugo di salsiccia, per prima cosa ho preparato l'acqua per la pasta, mettendo la pentola piena di acqua sul fuoco. Poi ho messo in una pentola wok un filo di olio, poco olio, perché la salsiccia è un alimento che contiene già abbastanza grasso di suo. E poi metto nella pentola due pezzi di pasta di salsiccia, facendoli a pezzi mentre li vado a cuocere, e poi, una volta che la salsiccia si è cotta e ha cambiato colore, ha diciamo soffritto, quindi è avvenuta la reazione di Maillard, aggiungo i pomodorini. Io ne metto 65 grammi, che nel mio caso corrispondono a 6 pomodorini. E poi metto un po' di concentrato di pomodoro e mescolo il tutto. E aggiungo anche un po' d'acqua e lascio cuocere il tutto per circa una decina di minuti con il coperchio. I pomodorini li vado a sfaldare con il cucchiaio e solo a fine cottura aggiungo le spezie, ovvero l'origano, il pepe e le olive. Alcune olive le ho lasciate intere e le altre le ho tagliate a metà. Infine ho mescolato il tutto. Quando la pasta è quasi cotta, sono andata a saltarla con il sugo alla salsiccia che ho creato. Per la precisione, ho usato delle penne rigate e questo è il risultato finale. Buon appetito, ci vediamo nel mio prossimo video di cucina. Ciao!